Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Ho deciso di fare questo video qua e ammetto che una delle situazioni un po' più strane che riguardano l'argomento, che sono i problemi all'avambraccio nella planche, e ovviamente sono quei casi che vi capitano solo allenando le persone. Quindi nel caso in cui vi capiti una cosa di questo tipo, come per esempio il fastidio all'avambraccio nella planche, fate rientrare la considerazione di questo video all'interno di tutte quelle valutazioni che voi dovete fare quando la persona vi dice ho fastidio all'avambraccio. Quindi facciamo una piccola precisazione: in tutti i casi normali, perché quello di cui vi andrò a parlare è un caso a parte, un caso, un'eccezione sostanzialmente, il fastidio all'avambraccio dipende da una scorretta attivazione delle scapole. Perché? Perché se io non imparo a deprimere le scapole e utilizzare il deltoide, devo andare a sopperire la mancanza del deltoide col capolungo del bicipite, che però lavora solamente per un 4% della flessione dell'omero, quindi non vi aiuta. La cuffia dei rotatori, che quando la utilizzate troppo le spalle si incazzano. E infine la presa, che è quella che frena sostanzialmente la caduta in avanti. In quel caso la presa non è fatta apposta per andare a sopperire la mancanza del deltoide anteriore e si incazzano gli avambracci. Ora, dato per scontato che una persona abbia capito l'attivazione corretta della planche, perché una persona dovrebbe saltare fuori di nuovo il fastidio dell'avambraccio, se comunque l'attivazione è ottima? Ecco, oggi vi voglio parlare esattamente di questo caso. Lavorando con un mio allievo, che voglio salutare, ciao Luca, mi ricordo che mi ha mandato un video delle dip e io le dip le vedevo un pochino strane, ok? Ma fin dalla posizione di appoggio, ok? Allora, giustamente, indaga di qua, indaga di là, eccetera, eccetera. Quello che è successo cos'è? Che lui mi ha liberato di avere un braccio leggermente più lungo dell'altro. Ok? Quindi voi immaginate questo come si traduce e come può influenzare tutti i movimenti che sono in appoggio. Ok? Tra cui le dip, come sicuramente anche la panca, ma anche quelle in sospensione e via dicendo. Di conseguenza, una situazione come questa, dove un braccio è leggermente più lungo, può portare in una condizione di appoggio ad avere una spalla che è leggermente più alta dell'altra. Quindi, nel caso in cui voi facciate una dip, questo si va a tramutare come questo tipo di posizionamento. E voi potete provare a deprimere, ma se c'è un braccio più lungo non ce la fate, l'unico modo è andare a flettere il gomito. Cioè, se il braccio esteso, gomito esteso, fate così, voi potete deprimere solamente se compensate sull'articolazione subito sotto. Oppure, se avete la spalla così, dovete buttarvi dall'altra parte per riuscire a palleggiarle, quindi andare a inclinare il corpo da una parte. Invece, nel contesto della planche, come si va a manifestare il fatto di avere un braccio più lungo? Semplicemente che voi avete una minore abduzione della scapola e anche probabilmente una minore depressione della scapola da una parte rispetto all'altra, ok? Soprattutto nelle didattiche iniziali, come per esempio nella tuck planche, dove non dico che il braccio è quasi verticale, ma poco ci manca. Questo, per forza di cose, si va a tramutare come solitamente una inclinazione da una parte, oppure il mantenimento di una posizione simmetrica, ma una spalla che rimane in elevazione, e nel complesso questo porterà ad un maggior affaticamento di una parte rispetto all'altra. Ora, che cosa si può fare in questa situazione? Beh, sicuramente se avere un braccio più lungo mi comporta un meccanismo di compenso tale per cui io vado a inclinare il corpo più da una parte rispetto all'altra, finirò per usare più una spalla rispetto all'altra. Quindi a un certo punto il corpo non è fatto per andare a gestire completamente il peso da una parte, se siamo nelle fasi iniziali di apprendimento della planche. Certo, c'è chi fa la planche ad un braccio, ma quelle un altro mondo. Se siamo nelle prime fasi di apprendimento, il suggerimento che io vi do, se non volete caricare più una parte rispetto all'altra, è molto semplice: cercate di capire di quanto è questa differenza di lunghezza tra un braccio e l'altro, e magari utilizzare un piccolo spessore, che potrebbe essere un piccolo quaderno, oppure potrebbe essere per esempio una piccola polsiera messa sotto il palmo di una mano, in modo da riequilibrare la parte destra e la parte sinistra. Questo tanto più se voi siete dei principianti che avete appena iniziato. Se invece una persona sta già sollevando carichi importanti, come per esempio in una dip, mi guarderei ad andare a fare una cosa del genere, perché potrebbe destabilizzare una struttura che in realtà poi si è abituata a spostare carichi pesanti quando ormai è tanto tempo che si va avanti con quel problema lì. Quindi questo non vuol dire che sicuramente se hai un braccio più lungo dell'altro hai dolori, ma che potrebbe succedere. Quindi se te ne accorgi troppo tardi e non è nessun problema, considera sempre che potrebbe saltare fuori. Se te ne accorgi presto, ovviamente riflettici sopra. Va bene? Ciao ragazzi, e ci vediamo al prossimo video.